purtroppo è così. Non so cosa state pensando voi ragazzi, ma è davvero lui? Qual è la sua faccia? Pensavo fosse più alto, pensavo fosse più basso, ma non era pelato. No, purtroppo questa è la mia faccia. Questa è la mia faccia e anche questa è la mia stupenda voce. Meglio le macchine, vero? Lo so, concordo. Bisogna essere aggressivi in città. RX7 Rocket Bunny, da dove salta fuori? Non è roba nuova per me, in teoria anche per voi, però ovviamente quasi impossibile da ricordare, lo so. Se adesso la regia non mi fa casini, dovreste vedere qua dei video di repertorio. Monza, Track Day, Speed Day, marzo 2017. Questa era la macchina. Nel Rocket Bunny aveva il frontale della rea Memiglia, scarico, sicuramente qualche altra modifica, però non le so, sinceramente non me le ricordo. Cos'è successo però? Perché adesso è Rocket Bunny? È successo che lo stesso giorno, nella stessa curva, il proprietario ha fatto un piccolo pasticcio, è andato contro il muro di sinistra e ha distrutto il frontale, però fortunatamente il danno era solo estetico. Eccolo! Lì eravamo a marzo e adesso ad ottobre, quindi 7 mesi dopo, con ovviamente estrema calma, un po' di problemi vari, il proprietario di questa RX7 in garage da solo è riuscito a sistemarla, a finirla, soprattutto di mettergli il kit della Rocket Bunny. Gli manca ancora la verniciatura, gli manca, e un po' di modifiche a livello di carrozzeria del kit che deve essere ancora sistemato bene, però diciamo che il grosso del lavoro è stato fatto. Quindi quando arrivo la vedrete. Mamma mia che brutto che è fare vlog, comunque preferisco mille volte firmare le macchine. And here we are. This can be free. Andiamo a vedere se ha finito il rottame. Allora Simo, come va? Ciao Pozzi. Rottame finito? Ah, stiamo facendo il video? Sì, sto facendo il video. Sì, no. Allora, io Simone. Io sono Simone di Cangio Italy. Esatto. Mi raccomando, pubblicizziamo. E sua pagina Facebook, Cangio Italy. Lui brutto bastardo, non mi ha detto che facevo il video. Vabbè. No, sì, ho finito. Non so se avete visto la mia pagina di Cangio Italy, sono già andato a qualche raduno, ma non so più cosa fare. Cioè, ho finito tutto quello che dovevo fare, quindi adesso non resta che verniciarla. Brevemente la storia di questa tua RX7? Allora, tutto è cominciato con il mio fantastico piedone da Formula 1, mi sono stampato in Ascari, ho avuto un incidente all'uscita da Ascari, il video su YouTube, a quel punto lì mi sono trovato con la macchina danneggiata, bocciata e dovevo sistemarla. Siccome non volevo fare qualcosa di normale o rimetterla come prima, ho scelto di fare il kit Rocket Bunny, che penso tutti conoscerete. E questo mi ha portato a fare una serie di vicissitudini, un sacco di lavori, tra tagliare, cucire, montare, revisionare i componenti danneggiati e tutto, e come ho fatto i video sulla mia pagina, e niente, adesso è finita. E aspetto di vederla verniciata, più che altro. Sì. Che colore vorresti farla? La dovrei fare bianca, cioè io sono tentato di farla bianca, poi se avete qualche consiglio, io perché non so veramente di che colore farla, grigio mi sembrava un po' anonimo. E allora ero tentato di farla bianca. Sono belli i colori un po' vivaci, però ci sa mai, né? Come magari stancano un pochettino. Sì, farla non lo so, io volevo evitare di fare un colore che magari tra uno o due anni non caga più nessuno. E quindi volevo fare sono sicuro che il bianco non sbaglio. Dai, sì, no, bianco secondo me è azzeccato, per una giappo ci sta. E niente, poi il motore invece? Più o meno ancora il suo? Hai fatto qualcosa? Sì, il motore è il suo originale viratore. Ovviamente l'abbiamo revisionato e fatto dei lavori per ripristinarlo da quando l'ho presa. Ho fatto la modifica rispetto a prima, di quando giravo prima dell'incidente, ho messo l'intercooler frontale e il radiatore in alluminio, ho montato l'Apexy
TFC che è una centralina riprogrammabile per gestire meglio il motore, vabbè. Filtro KKS, ho montato il Sun, in questo è il bartolino rosso dell'olio da due tempi, in quanto così ho la possibilità di lubrificare il motore con l'olio da due tempi, che è sicuramente più adatto a bruciare in camera rispetto a un motore normale. E basta, in mezzo, vabbè, centrale finale, ho montato il finale Fujitsubo e niente. Il veicolo è tutto qua. Oh, sai che per me stai parlando arabo, però sì, qualcosa ho capito. Sì, sì, no, è solo il nome, cioè anche per me è sconosciuto, è solo il nome dello scarico, non mi preoccupare. Perfetto, perfetto. Adesso però facciamo sentire un po' un due rotori appicciato. Aspettate i minori di 18 anni. Fatto assaggiare un attimino con questo girettino in strada, un po' illegale, però un girettino easy. Quando sarà finita, GoPro, microfono nel motore e sa che viene fuori una bella cosa. Un po' di fiamme, è vero, di notte poi magari. Niente, Simo. Rimanete sintonizzati e ti ringrazio anche per tutto. Cioè, mi hai fatto già fare un giretto su una RX7 e finalmente abbiamo immortalato qualcosa di emozionante, dai. Ma è vero, vero. Io poi sono abituato alla mia Fiestina, quindi qualsiasi cosa sopra i 100 cavalli a me mi emoziona, poi con un sound così, quindi... Esatto. Niente, cosa dobbiamo dire? Ancora, mi raccomando, iscrivetevi a Kangio Italy su Facebook, canale YouTube anche, com'è che si chiama il canale YouTube? Il 71 lo trovate. Ve lo metto nel link. Ho seguito anche Bozzi, che senza lui questo video non esisteva. E niente, questa è la macchina...
vi salutiamo e speriamo poi che il prossimo video sia bella, bianca, giusto, bianca abbiamo detto? Sì, bianca dovrebbe essere, sì. Bianca, sono finita. Sorprese. Rimanete sintonizzati e vedrete tutto. E tutto il resto, va bene. Va bene. Ragazzi, ciao.